A me piacciono le sfide, per cui fino agli ultimi dischi ho lavorato soltanto con un autore che era Cogliati. Questa volta ho voluto appunto sfidare un po', no? Questa sorte, perché qualcuno pensava che mettere insieme più autori avrebbe snaturato un po' un disco. Io invece ci credevo e ho iniziato a lavorare. Vabbè, con Cavallà, poi Cavallà lavora insieme a Francesco Bianconi per i testi. Poi ho scoperto questo animale qua che è fantastico, è veramente una persona eccezionale, Zappaglione. Poi vabbè, Mongolo lo conoscete tutti, per l'Italia soprattutto ha un valore storico. E con Giulio ci conosciamo da 3 anni, ma è la prima volta che mi ha fatto un testo, per cui sono molto, molto orgoglioso di questo, e anche mio papà, vero papà? Vedi? E là. E Pacifico ha dato, anche lui l'ho conosciuto grazie a questo progetto, ed è veramente anche lui una gran persona. Devo dire che ho trovato in loro una libertà e una bellezza di scrittura di cui io avevo bisogno adesso alla mia tenera età. Grazie. Tu guarda, a me piace l'idea proprio di far sentire la musica. Per me l'impatto sonoro è fondamentale. Certo, la voce anche è fondamentale, l'essere in forma. La gente paga un biglietto salato, è giusto che riceva poi diciamo quello che si aspetta. Dopodiché lo spettacolo in sé, le luci, tutto il resto hanno un'importanza non fondamentale, ma comunque hanno no, una buona percentuale di importanza. Però alla fine diciamo insomma che Eros dal vivo è una macchina. Io ho visto diversi live suoi e devo dire che dal vivo ci mette un'energia, una precisione che non tutti i cantanti vantano, insomma, a livello internazionale. È uno che canta e suona, grande giornalista. Questa è colpa di Guidetti, perché ha fatto questo country, detto, ma che cazzo, però bello, con un testo giusto, poi fatto da Bianconi e da Cavallà, mi ci sono trovato molto bene dietro. Io penso che una canzone tu la puoi vestire come vuoi, no? L'importante poi è quello che tu vuoi trasmettere. Cioè, se uno giudica il banjo oppure uno strumento acustico sull'importanza invece di quello che vuole dire un testo o una canzone, boh, secondo me non è nella strada giusta. Però va bene, ognuno ha i suoi gusti. Cioè, per me rompere un po', tra l'altro è sempre stato un po' così nelle mie scelte in passato, anche le cose della vita erano un pezzo molto differente, più bella cosa, l'aurora, diciamo un fuoco nel fuoco, abbiamo fatto sempre qualcosa di un po' diverso e io trovo che Alla fine del mondo sia un brano molto vicino a questo modo di fare, ma tutto il resto comunque ritorna un po' a essere ramazzottiano, anche se molto, molto più acustico, molto più suonato. Ma intanto perfetto è il titolo del disco, ma non è perfetto, cioè niente è perfetto, è una autoironia, diciamo. Perfetto è un nostro modo di dire, una calata molto, no, molto italiana. E poi perfetto lo senti in tante lingue e lo riconosci, per cui ho dato questo titolo al disco per questo motivo. Il tour sarà sicuramente molto curato, come ho detto prima, la musica per me è la cosa più importante, l'impatto sonoro deve essere forte, in questo caso mi faccio aiutare da Luca Scarpa, che è il mio fido pianista da 20 anni, grazie Luca, e cercheremo di fare sempre bene perché la gente comunque si merita uno spettacolo all'altezza. Ma non è tanto fantomatico, se lo vivi, capisci.
capisci cosa sia, ma non è soltanto l'amore per una donna, è in generale l'amore per la vita, per le cose, l'amore per il rispetto per il prossimo. Io canto d'amore, ma non soltanto in quel senso lì, è molto generalizzato. Sicuramente con Francesco, diciamo, l'amore si risolve, no, in qualcosa di più, di molto poetico, di molto forte. Secondo me non è un discorso soltanto d'amore come lo si intende, no? Generalmente ci sono canzoni un po' più spirituali, se vuoi, ma la stessa "Alla fine del mondo", sì, ok, poi c'è anche un rivolgersi a una persona amata, ma è un viaggio, è un amore un po' oltre l'amore di cui si parla troppo, secondo me. Francesco, io cerco di spiegare questo da 30 anni, che non canto soltanto l'amore, cioè la rima, queste cose qui, ma cerco di farle in una maniera magari più originale, se ci riesco, perché cantano tutti d'amore, perché anche soprattutto i Beatles, i Rolling Stones, che sono rockettari, hanno cantato l'amore, sono arrivati al cuore della gente con certe canzoni che parlano e cantano d'amore. Con loro sono riuscito, diciamo, ad ampliare un po' il concetto dell'amore, anche con lui. Tutto "Gelosia" è una canzone con delle parole che io non avevo mai cantato. Un'altra "È stato lo stesso", "Vivi e vai", tutte le canzoni, "Svandando", è una canzone d'amore, però è fatta e cercata ho cercato di concepirla diversamente, come faccio da sempre, no? E poi adesso, cioè, non sono più 20 anni che puoi accostare una canzone Melenza, diciamo, a un artista. Sono 30 anni, 30 anni che sono qua, grazie anche a voi, e a 50 anni è diverso che a 20 anni, per cui si fa un po' più di fatica, perché l'hanno fatto in tanti e tu devi essere comunque un po' diverso dagli altri, almeno questo è il mio istinto. Tra 20 anni l'ha scritta Pacifico, io naturalmente lavorando... Come? Penso di sì. Lavorando dall'inizio a un progetto così, ci ho messo molto di mio, ci ho lavorato tanto a livello anche di scrittura, abbiamo fatto modifiche, ripensamenti, buttato via dei testi, messi degli altri. Questi due di cui parli tu, che sono Rosa Natalieri e tra 20 anni, parlano appunto dell'esperienza di essere padri, di essere genitori, in un mondo così particolare, così purtroppo negativo sotto tanti aspetti. Tra 20 anni è una canzone però più, diciamo, più riferita al rapporto con un figlio e al rapporto con la sua crescita, con quello che sarà il futuro. Io spero che il futuro e da qui a 20 anni le cose possano cambiare, e possa cambiare anche l'approccio del rapporto con un figlio, ecco. Questa è l'idea anche della concezione di questa canzone. Ho iniziato negli anni 80, sono stato uno dei primi a duettare. Il primo è stato con Patsy Kensit nell'85, per cui sono passati 30 anni. L'ho fatto per tanto tempo, mi piace farlo nel momento in cui c'è una canzone che si accosta molto bene, con la quale ne vale la pena. In questo disco noi siamo partiti a fare veramente delle belle canzoni, almeno per quello che pensiamo noi, e non abbiamo assolutamente pensato minimamente a un duetto. E poi, parlando con Zampaglione mi ha detto una cosa molto bella e molto importante. Praticamente lui voleva che fossi io il protagonista di questo disco e non essere no, magari in contrasto o in positivo, dico, con un altro artista. E questo mi ha fatto aprire un po' le orecchie e la testa, no? Sei stato tu a dirlo? Sì, perché mi ricordo, tu dicevi, ma forse questo lo faccio in duetto, pure quest'altro, ho detto, ma cantalo tu, è così bello, c'è un filo logico, uno ti ascolta volentieri e secondo me un'altra voce magari ti distrae, ti porta da un'altra parte, o mette queste cose che
spezza un po' il filo narrativo, siccome era un disco molto, appunto, un grande filo narrativo nei testi, Eros ci stava dentro la grande, dentro la gente vuole te, vuole ascoltare te, e questo, sono contento che poi questa cosa ti abbia... Però tu non sai una cosa, no, che il pezzo che abbiamo scritto insieme, che è Tra le luci del parco, che non è in questo disco, io lo voglio fare a duetto. E ti avevo anche detto di scrivermi qualcosa. Adesso... ma stai scrivendo il tuo, stai scrivendo il suo disco. Che poi aspettiamo. Il primo che abbiamo, il primo pezzo che ha dato in là, tutta la... Mi ricordo che io ero su un porticciolo e te l'ho cantato al telefono. Mi piace il testo. Dovrei avere anche... Ma l'essere famosi non è così importante se non fai un buon lavoro. No? È una frase importante, perché adesso nella società spesso la musica viene accostata più al successo, alla visibilità, al farsi vedere, che poi a un reale risultato, a un reale qualcosa da dire. E questa è una frase importante perché va un po' contro tendenza. No, lui ha questa grande passione che è la fotografia. Come Lorenzo pittura, lui fa questa cosa qui, anche lui. La sua arte è anche fare regista, per esempio ha fatto dei bei film, cortometraggi, per cui ho voluto provare l'ebbrezza di farmi fotografare da lui ed è stata una bella cosa, anche perché l'ho conosciuto in famiglia, ho conosciuto la sua famiglia, è una bravissima persona. La cosa che mi ha colpito di più è che è finito il set fotografico con me. Il giorno dopo partiva per la Polonia a fare un tour e mi piacerebbe farlo anche a me, cioè non programmarlo così tanto, ma prendere, andare, suonare, attaccare la spina e farlo. Questo è un po' il mio sogno in futuro, capito Salvatori? Qualche altro progetto insieme con Brian Adams, non c'è niente, non ne avete parlato per il futuro? Beh, non si sa mai, il famoso duetto, che ne sai.